Signore e signori, Giacomo Castellano. Signore e signori, Pierangelo Mezzabarba. Ciao Accordo! Allora, siamo qui con Pierangelo e Giacomo di Masotti per una clinica a Milano alla Moon House. Insomma, dici un po' cosa andiamo a vedere oggi nella clinica. Una demo abbastanza semplice, nel senso si farà sentire esclusivamente i suoni degli ampli. Ovviamente Giacomo ci metterà la sua e proporrà il suo di suono. Una delle caratteristiche di questi ampli è che si adattano molto al chitarrista e spero insomma di trovare riscontro nelle parole di Giacomo che possa avere il suo suono, insomma. Che altro, la mia tracolla non torna ancora, però ce la faremo. Il suono è molto bello, ovviamente a me piace, se no non sarei qui a testimoniare un progetto che va avanti dal 2005. Che dire, userò come basi i miei brani, non quelli del disco nuovo ma di quello già edito un po' di anni fa, e li useremo come veicolo per sentire i suoni delle testate. Non è una clinic di Giacomo Castellano, ma una demo degli ampli Masotti. La differenza qual è? Che tutto il discorso sarà improntato sul, non mi fare ridere, sulla sonorità dei vari modelli. Cercheremo di differenziare il più possibile le caratteristiche di ogni testata e basta, questo è quanto. Qualche novità? Ma presentiamo, facciamo una piccola anteprima della motorizzata, facciamo sentire qualche suono. Ho sviluppato tutto su un unico canale, con molta pazienza ci siamo messi lì, insomma, speriamo di produrre un prodotto utile, insomma, essenzialmente si fa questo lavoro anche per quello. Prima durante lo showcase, insomma, il vostro intento non è emulare qualcosa, ma appunto proporre un prodotto, insomma, completamente nuovo che si crei la sua nicchia. Insomma, sì, senza... questo lo è stato fin dall'inizio, non cloniamo niente, non cloniamo nessuno. E abbiamo intenzione di imporre il suono Masotti, ovviamente. Se può essere utile, spero, insomma, che venga scelto da alcuni chitarristi. Yeah. Di base tendo a dire che magari chi ha bisogno del suono Marshall ha un Marshall in studio o live, e chi ha bisogno di un suono Fender o Vox ha questo Fender o un Vox. Poi ci sono quelli, scusate ti interrompo, che cercano qualcosa di diverso. Sì, oppure qualcosa... un mondo di amplificatori fra i quali ci sta anche Bogner, per sì, esempio. Sì, assolutamente. No? Quindi uscendo dai canoni sonori che conosciamo bene, c'è un'altra nicchia, no? Un'altra fetta abbastanza grossa in cui Masotti, secondo me, a mio giudizio, si colloca perfettamente.